Solo il 29% delle aziende agricole europee è gestito da donne, un dato che in Italia arriva al 31,5%. Secondo le ultime analisi Eurostat, il nostro paese è al quarto posto in Europa dopo le Repubbliche Baltiche e la Romania. L'Italia ha quindi un posto di primo piano tra le nazioni più sviluppate del continente per quanto riguarda la presenza di imprenditoria femminile. Altri paesi ad alto reddito, come Germania, Danimarca e Paesi Bassi, vedono meno del 10% delle aziende agricole gestite al femminile. I dati nascondono però una realtà difficile. L'82% delle donne che lavorano in agricoltura ha più di 50 anni e i dati Istat ci mostrano che negli ultimi 10 anni si sono perse bene il 28% delle imprese agricole gestite da una donna ed il 31% di quelle condotte da uomini. I territori che più hanno sofferto e pagato le spese di questo generale declino dell'agricoltura sono quelli delle aree interne, i più lontani dai flussi economici e sociali. Ma le soluzioni ci sono. Si chiamano agroecologia, agricoltura di qualità, biologico, innovazione tecnologica legata ai territori e anche ai singoli campi. Processi non solo tecnici, ma anche e soprattutto sociali, in cui le donne possono essere delle vere e proprie protagoniste. È quanto è emerso dal convegno intitolato Agricoltura sostantivo femminile, organizzato dal gruppo Socialists and Democrats del Parlamento europeo, che si è tenuto a Terni e che ha visto la partecipazione dell'europarlamentare umbra, membro della Commissione Agricoltura, Camilla Laureti, assieme, tra gli altri, alla presidente di Slow Food, Barbara Nappini, al vicepresidente della CIA, Matteo Bartolini, alla presidente di Federbio, Maria Grazia Mammucini, e a molti altri esperti del settore. L'Italia rispetto alle altre nazioni europee è messa un po' meglio per quanto riguarda il numero di imprese al femminile, ma ancora c'è molto da fare. C'è molto da fare anche perché sì, i dati sono leggermente superiori, a livello europeo parliamo del 29% di donne che gestiscono un'azienda agricola e in Italia del 31,5%, quindi è leggermente superiore ma ancora basso. E poi sono dati che devono essere visti dietro ai numeri. Noi abbiamo parlato oggi qui molto dell'invisibilità, l'invisibilità del lavoro delle donne, della presenza delle donne, l'invisibilità anche del loro ruolo e delle aree interne, perché il rischio dello spopolamento delle aree interne è molto legato alle donne, sono le donne le prime ad andarsene. Perché? Perché nelle aree interne mancano fondamentalmente i servizi che servono alle donne per conciliare la vita familiare e la vita professionale. Proposte che devono partire da questo convegno di aiuto naturalmente a far sì che tra qualche anno questi numeri saranno molto più alti di quello che vediamo oggi. Lo facciamo con proposte soprattutto che sono legate all'accessibilità, accessibilità di accesso al credito, ai finanziamenti che ci sono, ma dobbiamo seguire politicamente se quei finanziamenti arrivano veramente dove devono arrivare, alle donne e in particolare alle aree interne. Lo facciamo anche con un'altra proposta che è quella della rete delle donne, cioè mettere insieme più donne perché insieme potrebbero essere più forti e quindi più presenti. L'agricoltura ne avrebbe un vantaggio sia in termini economici, naturalmente anche in termini sociali, ma anche in un altro aspetto, che è quello del fatto che oltre l'economia le donne insieme ai giovani sono quelle che poi vanno più verso l'innovazione tecnologica e verso l'agricoltura 4.0, che è la dimensione futura dell'agricoltura, ma la dimensione futura dell'agricoltura deve partire e deve partire da oggi. Diceva prima nel convegno serve fare rete anche con gli altri paesi, perché più o meno abbiamo tutte le stesse esigenze. È davvero così? È stato bello perché in questo convegno oggi ha partecipato la mia collega nel Parlamento europeo portoghese, Isabel Carvalhais, che in Commissione Agricoltura segue molto le aree interne, le aree rurali e il lavoro dell'agricoltura e delle donne. E quindi mi piace lavorare insieme a lei, già abbiamo cominciato a farlo, perché molto spesso nei paesi europei le esigenze e le opportunità sono le stesse. Quando sono le stesse, lavorare insieme naturalmente fa bene all'Europa, ma fa bene anche agli Stati membri. Sto parlando di un tema che non è collegato all'agricoltura al femminile, ma che sta molto a cuore agli agricoltori, il Nutri-Score. Per ora siete riusciti a posticiparlo di qualche mese. La tendenza qual è?
La tendenza è quella di appunto aspettare un attimo, perché l'algoritmo che genera il Nutri-Score, quindi quel famoso colore da verde a rosso, è un meccanismo che soprattutto ad alcuni prodotti non fa bene, quindi stiamo lavorando per migliorarlo, perché naturalmente lavoriamo per consumatori consapevoli, per consumatori informati, per un consumatore che è un soggetto attivo e non passivo, ma per essere informato deve conoscere bene cosa c'è dietro a quel prodotto, e molte volte dietro ai prodotti all'agroalimentare italiano c'è soprattutto una storia, una tradizione, una cultura, oltre la qualità, alta qualità del cibo italiano. E quindi per adesso è posticipato, io penso che sempre più paesi lavoreranno insieme all'Italia, perché naturalmente l'Italia alcune cose del Nutri-Score non possono andare bene, non potrebbe accettarle, e penso che la strada e la direzione sia quella giusta. Cioè, non siamo ancora riusciti a garantire ai giovani e alle donne che vogliono impegnarsi in agricoltura delle condizioni di vita soddisfacenti. Nel suo intervento ha sottolineato che non è il caso di sottolineare che è la prima donna a ricoprire questo ruolo. C'è ancora bisogno di ribadire questo? Purtroppo ce n'è molto bisogno, purtroppo ce n'è bisogno, perché essere una femmina è veramente trattato come essere una minoranza etnica, però le donne sono la metà della popolazione mondiale, e il fatto che si occupino di agricoltura non è una novità, è una questione secolare, da secoli le donne si occupano dell'orto familiare, della dispensa, dell'economia, l'economia della famiglia e della trasformazione, eppure tutt'oggi i più grandi nomi dei cuochi nel mondo banalmente sono maschi, che ovviamente poi si avvalgono nelle cucine di molte maestranze femminili e di molti saperi femminili, ma di fatto anche oggi le massime personalità narrate sono personalità maschili, e parlo di narrazione perché il tema della narrazione è centrale in questa questione. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, siamo messi meglio, no, per quanto riguarda il numero dell'agricoltura al femminile? In Italia siamo messi meglio per certi aspetti. Prima di tutto bisogna fare una differenza tra quelli che sono i numeri ufficiali, quindi dei censimenti che non registrano tutti i numeri del lavoro sommerso, nero, sfruttato, eccetera. E poi anche in Italia comunque c'è tutt'oggi un tema importante legato al fatto, come dicevo prima durante il mio intervento, al tema dell'accesso, cioè per le donne comunque l'accesso al credito, l'accesso alla terra è molto più difficile che per gli uomini, e in parte questo è legato a una questione culturale, cioè la scarsa fiducia che si ha nei confronti del successo delle donne. La politica può fare molto in questo senso? La politica deve fare, perché la politica dovrebbe essere quella che ha uno sguardo lungimirante sul futuro, che ha una visione e che ci garantisce un futuro piuttosto che inficiarlo. In questo senso, se potessi parlare alla mia bambina o alle bambine del 2022, vorrei dirgli che loro possono essere qualunque cosa vogliano e che non devono farsi dire da nessuno che cosa gli è lecito fare o non fare. Nessuno può disegnare dei contorni, dei confini entro i quali le donne possono muoversi con sicurezza, perché questo implica una cosa terribile, cioè che il mondo di per sé non sia un luogo sicuro per le donne e per le bambine. Lo dico in particolare con particolare forza, lo dico anche alla politica con particolare forza, perché fra poco, il 25 novembre, sarà la giornata contro la violenza sulle donne. Bisogna dirlo che quella violenza sulle donne è per lo più maschile, non viene mai detto, è un tabù, ma questo è un dato fondamentale. Finché non si riesce neanche nella narrativa di quel giorno ad uscire dal ruolo di vittimizzazione delle femmine e spiegare che c'è un problema importante che riguarda anche i maschi, non facciamo un passo avanti. Quindi la politica anche su questo deve essere forte e determinata nel cambiare narrazione. Quindi nel 2022 c'è ancora difficoltà per le donne? Certo, nel 2022, il 25 novembre per esempio, vediamo soltanto volti di donne tumefatti e piangenti. È vero. Vorrei vedere invece delle tante narrazioni di donne che sono felici, forti, che hanno successo, perché esistono. Il punto di vista positivo, quindi. Vanno raccontate. Nel corso dell'incontro alcune donne sono intervenute raccontando la loro esperienza. Significativa quella di Anna Kauber, autrice del documentario In questo mondo, sulle donne pastore. Un viaggio in cui la Kauber ha girato in lungo e in largo l'intera penisola, cercando e vivendo le storie delle donne dedite alla pastorizia.
È un piacere avere ai nostri microfoni Anna Kauber, l'autrice del documentario In questo mondo, che racconta di un aspetto un po' particolare al femminile, delle donne pastore. Ho compiuto questa ricerca importante quando ancora davvero di pastorizia si parlava poco, ma soprattutto non si parlava delle donne pastore. Non è stato facile trovarle, proprio perché questa non voce si rifletteva anche sulla una completa assenza di informazione su di loro. E sono partita nel 2015, pensavo che avrei viaggiato un anno, e invece ho viaggiato 2 anni, ho percorso tutta la nostra meravigliosa penisola, dalle Alpi, tutta lunga la catena degli Appennini, le isole grandi comprese, e si è spalancato davvero una realtà che sapevo già e sarebbe stata sorprendente, ma davvero ha superato le aspettative. Ho videointervistato vivendo con ciascuna di loro almeno 2 giorni, questa era la condizione, dalla mattina alla sera, spesso anche la notte, un centinaio di donne pastore dai 20 ai 102 anni, di linguaggi, provenienze, quindi background, età ovviamente, e anche saperi diverse, ma tutte profondamente legate proprio a quest'idea di una possibile alleanza dell'uomo con gli animali, cioè con gli altri animali, le nostre meravigliose razze allevate, e anche la natura, quindi una possibilità anche di non solo di grande soddisfazione, perché queste sono scelte importanti, ma che vivi solo se ne trai una grande soddisfazione personale, e anche di un'economia che, sebbene piccola, è comunque compensa questa richiesta forte di libertà individuale nella ripresa proprio di una comunione con l'elemento naturale. Dal punto di vista geografico, dove sono collocate principalmente? Cioè, c'è un po' una mappa? Ma tante sulle Alpi, ma altrettante lungo gli Appennini. Diciamo che da sempre la pastorizia femminile è stata più attivamente presente, attiva appunto, dall'Appennino tosco-emiliano in su. Al centro le isole, non parliamo della Sardegna, loro appartenevano al mondo della pastorizia, ma non la praticavano attivamente. Quindi come mogli, figlie, diciamo, esatto. Collegate. Tuttavia, appunto, soprattutto con queste nuove generazioni, questa cosa si sta modificando. Ne ho trovate tante, voglio ricordare che qui in Umbria ce n'è una fra le più amate, io le amo tutte, però insomma sicuramente da quelli che lo vedono, ed è una pastora di una certa età che era ancora attiva a Vallo di Nera, la cui figlia, tra l'altro sindaca di Vallo di Nera, mi chiamò senza dirmi che era sua madre, ma per dire che c'erano delle presenze, sapendo di questa donna che ero io, che viaggiava nel 2016 da sola a cercare le donne pastore per fare le interviste. Quindi Elia oggi non lo può fare più, ci dà proprio uno spaccato di un presente che è stato anche passato e che apre il cuore, secondo me, e fa venire la voglia di farlo anche a noi, ai ragazzi, diciamo, del futuro. Ecco. Ma in futuro ci saranno ancora donne che praticheranno? Guarda, questo? È una cosa che questo incontro è molto importante, proprio perché si deve cambiare il paradigma economico, il paradigma anche di quello che è l'idea della qualità della vita proprio. Questo è una possibilità, aiutare, fare capire l'importanza di questo lavoro, che nella pratica segue ancora degli andamenti millenari, di fatto poco cambiati, che vive principalmente in quelle famose aree interne che noi diciamo e sappiamo essere così difficili, perché marginalizzate proprio da un paradigma che le ha escluse, politico, economico e sociale. E ecco, davvero l'importanza oggi anche per chi ha organizzato questa cosa di farsi
portavoce delle istanze, di tanto desiderio. Quindi c'è un futuro perché c'è richiesta, perché è un lavoro che ha ancora fortemente degli addentellati nella contemporaneità. Quindi diciamo ad esempio la coscienza ecologica, la coscienza di questi giovani, questa nuova generazione su certi temi. Lì in montagna c'è ancora la possibilità di vivere e di tenere una qualità della vita in armonia e che dia delle risposte a questi bisogni proprio di una vita ecologicamente inserita in maniera armoniosa. Quindi bisogna darsi da fare, perché deve essere un problema politico, deve essere un problema sociale di cui tutti noi dobbiamo farci carico. Questo secondo me è il messaggio che oggi deve essere chiaro e forte. Il pastore puzzava, il pastore era nomade. La donna pastore era l'ultima dopo l'uomo pastore.